C'è chi riesce a stento a trattenere le lacrime. Sono sul tetto del mondo ed è giusto che si godano ogni secondo di questo momento. C'è chi si allena e fa sacrifici enormi tutta la vita per sperare magari un giorno di essere qui. Una gioia incontenibile, una festa destinata a durare a lungo. A occhio direi che stanotte si dormirà poco, ma va bene così, va benissimo così, perché un'impresa del genere deve essere celebrata nel migliore dei modi. È il momento della festa, è il momento del podio, ovviamente ridotto il protocollo per ricevere il trofeo con la felicità del pubblico, con i fuochi d'artificio, con la fierezza del capitano e dei suoi compagni di squadra, per questo che è un momento bello, importante, bellissimo, no Stefano? Beh, indimenticabile direi, io sono contento anche di essere qua con te a celebrare, a vivere. Beh, è vissuto qualcuno di momento. Beh, sono stato anche fortunato per questo e li ricordo tutti con grande gioia e con grande orgoglio, se vogliamo, l'orgoglio che deve caratterizzare anche questo momento per questi grandi giocatori. E sicuramente, insomma, lo si legge ai loro occhi e ovviamente in tutto il cerimoniale. Ecco i giocatori che vanno con la coppa verso il settore occupato dai loro tifosi, sono immagini fantastiche. Sono immagini che vorremmo vedere sempre, non ci stanchiamo mai di vedere queste immagini, vero Stefano? Sono stati la benzina di questa squadra, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. C'è anche il loro zampino in questa vittoria, un omaggio più che meritato. È il momento dell'immancabile foto di squadra con la coppa, uno scatto che rivedremo spesso in questi giorni, da tramandare ai posteri per consegnare alla storia la loro impresa. Flash che si sprecano, tutti vogliono immortalare i nuovi campioni del mondo. Questo giocatore